Scatteranno domani sui campi del Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo i campionati europei maschili di calcio a 5 B1 non vedenti. Ieri la cerimonia inaugurale al Teatro Marrucino di Chieti con l'arrivo e la sfilata delle nazionali in competizione e poi i canonici saluti istituzionali. Il tutto allietato dal concerto dell'Academy del maestro Giuliano Mazzoccante. Particolare soddisfazione per il presidente della FISPI, cioè Federazione Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, il teatino Sandro Di Girolamo. È un evento importantissimo, un evento internazionale che abbiamo il piacere di proporre all'Abruzzo, ma diciamo a tutta l'Italia, e far vedere, far conoscere l'Abruzzo non solo sulla parte diciamo sportiva, sulla parte organizzativa, ma anche culturale, storica e anche culinaria. Le nazionali sono state divise in due gironi da 5 squadre. Nel gruppo A c'è l'Italia, con Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel girone B, coi campioni in carica della Spagna, ci sono Inghilterra, Germania, Romania e Polonia. Primo match domattina alle 9 tra Polonia e Spagna, poi alle 11.30 debutto dell'Italia contro la Francia. Beh, qui abbiamo diciamo, i migliori d'Europa, quindi è un campionato europeo. E i ragazzi sono molto forti e sicuramente vedremo delle bellissime partite e direi che vedremo un bellissimo calcio a 5.